Salve a tutti e benvenuti sul nostro canale, Il Pensiero Non Lineare. Sono Gennaro Rinaldi, psicoterapeuta. Continua anche oggi il nostro affascinante viaggio nel mondo della psiche umana. La nostra prossima tappa ci permetterà di viaggiare ancora una volta nel mondo psichico del bambino. Guarderemo più da vicino alcune caratteristiche della relazione esclusiva madre-bambino, degli aspetti percettivi reali e immaginativi e dell'ambiente. Come in ogni tappa del nostro viaggio, il mio invito è quello di prepararvi, restando come sempre comodi. Quindi, provate a rilassarvi, assumendo una posizione confortevole. Fate un bel respiro profondo, fatene un altro, chiudete gli occhi e adesso che siete rilassati e tranquilli, siete pronti per partire. Quanto è importante l'ambiente e l'esperienza reale del bambino per il suo sviluppo maturativo? Secondo il noto psicanalista e pediatra inglese Donald Winnicott, morto nel 1971, il ruolo della madre, le prime cure, dell'esperienza percettiva del bambino e dell'ambiente è fondamentale per lo sviluppo e per lo strutturarsi del sé del bambino. In tal senso, credo sia importante ed interessante iniziare parlandovi dell'oggetto transizionale, termine che è stato introdotto proprio da Donald Winnicott e indica un oggetto come una copertina, un fazzoletto, un giocattolo, un peluche, che un bambino generalmente tra i 4 e i 18 mesi tiene con sé per addormentarsi, per calmarsi. Questi oggetti assumono quindi per i bambini un significato davvero speciale. L'uso dell'oggetto transizionale rappresenta generalmente una fase di passaggio che aiuta il bambino nella percezione di un oggetto come separato dal soggetto, me. Queste attività di manipolazione sono corredate da fantasie e sono definite da Winnicott come fenomeni transizionali. Diciamo che è quell'oggetto che aiuta il bambino in quella fase in cui comincia a differenziare tra il me e il non me, passando dalla dipendenza assoluta dalla madre a quella relativa. Il suo utilizzo dopo l'infanzia può ripresentarsi specialmente in occasione di regressioni a fasi depressive. Secondo Winnicott, l'oggetto transizionale appartiene a quel campo dell'esperienza personale dell'illusione, i cui contenuti sono a metà tra la realtà esterna e la realtà interna, ma non sono riconducibili a nessuna delle due. Quindi si riferiscono a quell'esperienza del bambino che si colloca nel luogo che lega e separa la realtà interna dalla realtà esterna e che in seguito diventerà una funzione permanente della psiche adulta. L'oggetto transizionale si può considerare come un oggetto che non fa più parte del corpo del bambino, ma non è ancora riconosciuto da questi come un oggetto della realtà esterna. Dice Winnicott, il punto essenziale dell'oggetto transizionale non è il suo valore simbolico, quanto il fatto che esso è reale, è un'illusione, ma è anche qualcosa di reale. L'uso dell'oggetto transizionale rappresenta una fase importante per l'esperienza del bambino e per lo sviluppo della sua futura vita immaginativa in età adulta. Ancora più importante è la funzione naturale della madre, chiamata da Winnicott preoccupazione materna primaria. Questa funzione permette alla madre di offrire al suo bambino quel sostegno necessario all'integrazione tra psiche e soma, personalizzazione, allo strutturarsi di una vera relazione oggettuale e di un senso di realtà. Questo sostegno, holding, insieme alla manipolazione, handling, che sarebbe lavare, nutrire, accarezzare, coccolare, sono essenziali nell'instaurarsi di una buona relazione madre-figlio. Il bambino sarà allora in grado di superare una serie di angosce impensabili. Winnicott aveva inoltre sottolineato anche l'importanza dell'esperienza e delle relazioni reali con l'ambiente per lo sviluppo maturativo del sé, in modo da dare la possibilità di promuovere la crescita del bambino, tollerando le immaturità, che permetterebbero di conservare l'originalità, la creatività, la ricchezza e il loro processo naturale.
L'ambiente sarà positivamente decisivo alla crescita personale del bambino, purché sia disponibile e facilitante, contenga l'aggressività e dia amore, permettendo però al potenziale del bambino di emergere e realizzarsi e quindi diventare indipendente. Winnicott definiva questo tipo di ambiente familiare abbastanza buono o più o meno buono. Secondo Winnicott non è necessario un ambiente perfetto e privo di problemi, che tra l'altro probabilmente non esiste, ma un ambiente vivo, aperto al confronto, pronto ad accogliere e sostenere il bambino con i suoi desideri, le sue paure, i suoi misteri, le sue esigenze fisiche, emotive, cognitive e sociali. Bene, e anche per oggi la nostra tappa finisce qui. E non mi resta che salutarvi ed invitarvi alla prossima tappa. E ricordate, finisce bene quel che comincia male. Grazie per l'ascolto, alla prossima.